nostro progetto consiste nella parte intensiva che è chiamata emergenza inverno, nel fare delle uscite serali nella terraferma e nell'isola a Venezia e di girare per presentare i servizi che vengono offerti, fornire generi di prima necessità come bevande calde, fazzoletti di carta e merendine e nello scegliere 24 persone ogni notte che possono venire a passare una notte al caldo. Quest'anno di diverso vediamo più gente in strada, è un aumento che comunque è progressivo, nel senso che nel corso degli anni abbiamo visto che c'è sempre di più l'esigenza di passare una notte al caldo, sintomo che c'è molta gente in strada. Abbiamo trovato più donne, ma sicuramente ci stiamo scontrando anche con minori disponibilità economiche di tutti i servizi che storicamente seguono il progetto, quindi molto spesso bisogna far fronte a emergenze che una volta non erano proprio delle emergenze. Oltretutto troviamo le persone in strada che ci rimangono per un numero sempre più lungo di tempo, mentre una volta magari era più semplice che dopo periodi diciamo più difficili tramite i servizi e reinserimenti una persona ritrovasse una collocazione nella vita di lavorativa, di abitativa eccetera. Adesso invece vediamo che purtroppo queste persone faticano a trovare lavoro perché chiaramente è pieno di disoccupati e sono sempre meno concorrenziali nel mondo del lavoro, quindi rischiano che la loro permanenza in strada duri per molti anni con tutto quello che ne consegue. Il pranzo di oggi è andato benissimo, tantissimi sono stati i nostri utenti e amici che hanno partecipato, abbiamo mangiato, il pranzo è stato offerto da noi, dagli operatori e in parte dai volontari del Centro Rivolta che, oltre ad essere i nostri vicinissimi, oggi ci hanno ospitato e ci hanno messo a disposizione i loro spazi per stare tutti insieme. Questo è il secondo anno che faccio, diciamo, a tempo pieno parte della cooperativa Caracolle e del progetto Senza Dimora. E la cooperativa è fatta di operatori per lo più molto giovani e il lavoro che svolgiamo nelle strade si accompagna anche a un lavoro che facciamo all'infuori dei turni normali, quindi con la raccolta coperte e incontri di informazione sul problema dei senza dimora. E adesso stiamo aprendo una campagna di volontariato nelle scuole, nelle università per cercare di coinvolgere e sensibilizzare i giovani rispetto a questo tema. E questo può essere utile come esperienza per i giovani che studiano e può essere un grande aiuto per le persone che stanno per strada. Credo che sia importante che noi per primi, oltre al lavoro degli operatori, riusciamo anche a mettere in campo una possibilità per tutte quelle persone che hanno voglia di vedere una realtà diversa, in qualche modo aiutarle a rendersi utili, di poter trovare una sponda nel volontariato non solo con chi già lo fa ma anche all'interno della cooperativa stessa, quindi per le uscite serali, la distribuzione di coperte o anche solo il contattare le persone che sono in strada, crediamo sia importante aprirci al mondo dei volontari. A tutti di qua un anno buono! È la prima volta che partecipo, non conoscevo questo mondo, è un mondo meraviglioso, tanto gli operatori come tutta la gente che sta qua. E niente, siamo il polo nord e il polo sud. Benissimo. Bene.